Tra poco, Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Ameria Radio in diretta. Quando ero pazzo del duca di Norfolk, ero sottile, 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 ero un miraggio vago, leggero, gentile, gentile, gentile. Ameria Radio presenta Tutto nel mondo è burla, stasera all'opera, con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini. Quando ero pazzo, ero sottile, ero sottile, ero un miraggio. Cosa manzana che me habla d'amore.
Signore e signori, buonasera e benvenuti alla puntata del venerdì di Tutto nel mondo è burla. E stasera noi saremo nel foyer. Intanto saluto Simon Max. Ciao Max. Ciao Paolo, eccoci qua. Benvenuti a tutti, ai nostri amici ascoltatori, a questa nuova puntata della, della musica, di Tutto nel mondo è burla. Sì, perché... Sì, tra le varie trasmissioni confondiamo un po'. Allora, prima di presentare l'ospite del foyer, il nostro graditissimo ospite, che sicuramente avete riconosciuto da Granada di Controsigla, due informazioni. La prima, che potete ancora andare a votare sul sito www.ameriaradio.com la disfida tra Panerai e Gobbi. Avete tempo fino a fine trasmissione, dove daremo i risultati della disfida. Vi dico che stiamo veramente sul filo di lana, sono già due volte che ci state facendo questo scherzo, mi fate andare a vedere il sondaggio ogni tanto, perché è veramente sul filo di lana. E devo dire che ho scoperto che avete votato anche nelle pagine Facebook su tal post, quindi sono andato a cercare anche quei voti per cercare di capire come andava la questione. Un'altra cosa è continuate ad andare sul sito per Caccia all'Opera, perché Caccia all'Opera, come vi dicevo, non ha più i tempi di prima. Andiamo estemporanei per dare la possibilità a tutti, anche quelli che sono su Facebook e che ascoltano la trasmissione in podcast, di partecipare al gioco. Quindi vi posso solo dire che sono pubblicati in questo momento gli indizi andati nella trasmissione di martedì sera e non so in questi tre giorni che ci separano quando usciranno gli altri indizi. Bene, detto questo, è il momento di presentare il nostro graditissimo ospite che, come accade per Ameria Radio, ormai lo sapete, era già intervenuto in un'altra trasmissione in cui non si parlava di lui ma di un suo carissimo amico, e come facciamo sempre, appena entrano, varcano la soglia di Ameria Radio, parte il cosiddetto braccialetto elettronico che li blocca e quindi praticamente li tiene dentro le nostre spire per partecipare alla nostra trasmissione e farci felici, come ci fa felice questa sera il nostro ospite, nel raccontare la sua grandissima carriera e nell'ascoltare i brani che proporremo. Allora, signore e signori, un grande saluto ad Armando Ariostini. Buonasera. Buonasera a tutti. Tutto nel mondo è burla, l'uomo è nato burlone. E io, tutto è stato proprio il mio debutto. Ah, sì? È stato il mio debutto in Falstaff. Ero alla scuola della Scala e vinsi il concorso di Alessandria che avevano fondato il maestro Edoardo Müller con il regista Pippo Crivelli, e in concorso c'era proprio Falstaff. E io vinsi per il ruolo di Ford, naturalmente, certo. Ecco, che poi dopo ho ripetuto nella carriera più volte. Una volta il mio Falstaff è stato addirittura Juan Pons all'Opera di Roma, certo. Gavanelli, sì, altri, insomma, ecco, il Ford veramente è stato non uno dei miei cavalli di battaglia, perché l'ho fatto solo, penso, quattro produzioni, però mi divertivo molto quando lo facevo, ecco. Invece, a proposito di Granada, volevo giustamente rendere omaggio anche al pianista che mi accompagnava, che era il maestro Gioele Muglialdo,
E in quell'occasione eravamo ai festeggiamenti del mio 30° anno di carriera nell'aula magna dell'Università di Torino. Ah, ecco. E quello, il Granada era il primo bis, feci un recital tutto di Zarzuela, che è un repertorio che amo molto, e fu il primo di tanti bis. La Zarzuela non mi stanca, la posso cantare quanto ne voglio. Ecco, mentre invece quando feci 25 anni di carriera, li feci a Milano in un club esclusivo, una società del Giardino. Il mio pianista era maestro Vincenzo Scalera, grande Vincenzo, sì, Scalera, grande Scalera, sì. Ecco, e per l'occasione invece cantai un pochino varie tappe del mio repertorio e cantai 9 lingue, conoscendone a malapena un paio, cose così, però insomma, ecco. Bene, adesso ci hai fatto venire la curiosità. Allora, cominciamo, come si suol dire, dal principio. Allora, la tua passione, come è venuta fuori? Ah, dunque, avevamo un palco alla Scala di famiglia. Mia sorella era la vera appassionata. È lei che aveva iniziato a studiare canto e insisteva affinché mi facessi ascoltare, perché lei trovava che, insomma, avevo una voce che poteva essere idonea allo studio del canto lirico, per cui insomma sì, ero appassionato del melodramma, avevamo questo palco alla Scala, era all'epoca dei grandi, dei Cappuccilli, Mirella Freni, Pavarotti che si alternava ai vari Lucchetti, o insomma, comunque insomma erano quei cantanti che a noi piacciono. Ecco, e una sera, una cena dove tutte le persone che partecipavano facevano parte di questo mondo, e c'era tra loro anche la Viorica Cortez, che in quel momento stava facendo un'opera alla Scala, c'era il maestro, il direttore d'orchestra Michelangelo Veltri, che è stato un grande direttore d'orchestra, che poi dopo in seguito si è ricordato di me e mi ha chiamato più volte, prima ad Avignone per debuttare il mio Figaro e poi dopo a Santiago del Cile per cantare Manon Lescaut e Faust e tutto, e per poco non ho potuto cantare al Colón, dove lui era appena diventato direttore artistico, perché dopo pochi mesi purtroppo morì. E a questa cena io cantai a orecchio Di Provenza il mare e il suolo, l'unica cosa che conoscevo ad orecchio e che potevo cantare così. Al che la Viorica Cortez, la sua maestra, che è la Bissi Roman, che oggi si trova a Casaverdi, poi magari vi parlerò anche di Casaverdi, e il direttore d'orchestra Veltri mi dissero: ma tu hai una vocalità naturale, non ti ci vuole tanto per definirla, per insomma, tant'è che avevo già 25 anni, ho cominciato a studiare dal giorno dopo con il padrone di casa, che si chiamava Otto Müller, non Edoardo Müller, che poi dopo invece Edoardo Müller, grande direttore d'orchestra, ma in quell'epoca era il direttore della scuola della Scala e dirigeva la Scala tutte le riprese di Abbado, in quel momento il maestro Müller. Ecco, e dopo un anno e mezzo che studiavo ho vinto il concorso alla scuola della Scala e alla Scala ho avuto l'opportunità già di debuttare. Prima al di fuori del teatro e poi dopo alla Piccola Scala. Allora c'era la Piccola Scala, per cui ci davano l'opportunità di fare gli spettacoli lì. Certo. Il mio primo regista è stato il grande Edoardo De Filippo, per esempio, nella Pietra del Paragone. Ecco, nella Pietra del Paragone. Poi lo stesso anno feci i Pellegrini della Mecca di Gluck, dove nel cast c'eravamo io, la Daniela Dessì, la Cecilia Gasdia. Siamo usciti tutti fuori dal concorso Callas noi, ecco. Certo. Per cui insomma, ecco, quelli che poi dopo hanno fatto la carriera. Certo. E poi niente, a parte questi debutti così, mentre ero alla scuola della Scala mi chiamarono un giorno dal Teatro di Como perché si era ammalato il baritono che faceva Pagliacci e qualcuno aveva detto che io l'avevo appena studiato alla scuola della Scala e ho debuttato Pagliacci andando subito alla Generale facendo la prima e poi vari debutti sono stati così. Dopo infatti pochi mesi la signora Vitali, che allora era la moglie del maestro Vitali, tenevano
avevano in mano loro il Teatro Petruzzelli di Bari e il Teatro Politeama di Lecce, facevano loro le stagioni, mi sentì dalla mia insegnante, quella dalla quale avevo poi dopo continuato a studiare prima di entrare alla Scuola della Scala, e mi sentì e le piacqui e mi telefonò dopo pochi giorni e mi disse: Ariostin, lei ce l'ha in il repertorio la Bohème, Marcello? Dico: certo signora, pensavo fosse per la stagione seguente. Va bene, allora domenica prossima, fra una settimana, il baritono De Angelis non può fare l'ultima recita. E c'era Fisichella tenore, c'era un gran cast, tutto. Io, a me è preso un colpo, non ho avuto il coraggio di dirle subito che Marcello non faceva parte ancora del mio repertorio. Telefonai alla mia maestra e mi disse: vieni qua subito, vieni immediatamente, via. E in una settimana ho studiato Marcello, sono andato giù, ho visto la penultima recita, come un grande professionista dal palchetto mi sono preso tutti gli appunti per la regia, feci una provetta la mattina della recita col maestro Braggio, dirigeva il maestro Braggio che era un bravo direttore d'orchestra di Torino, e io debuttai Marcello, e quel Marcello mi ha fatto guadagnare le nozze di Figaro al Petruzzelli, l'amico Fritz l'anno dopo a Lecce, e tutto, per cui insomma, ecco, sono stati dei debutti difficili ma felici, ecco, bene, sì, hanno contribuito a farmi entrare. Mi sembra di capire che erano gli anni dove non c'erano le agenzie. No, c'erano già, e infatti poi dopo, subito dopo, ho dovuto trovare un agente, non immediatamente, come sono uscito dalla Scala, perché io vi parlo dell'80, 81, 82, ah, ecco, quindi già ci siamo. Per cui no, sì, già eravamo in epoca moderna. Queste chiamate dirette magari, ecco, sì, sono stati colpi di fortuna. Poi insomma, ecco, lo stesso maestro Veltri, quando ha saputo che già avevo debuttato, perché poi con la Scuola della Scala facemmo a fine d'anno il saggio cantando Barbiere di Siviglia, facevo Figaro al Teatro di Busseto. Dopo pochi mesi mi chiamò il maestro Veltri e mise su un Barbiere di Siviglia ad Avignone, dove lui era direttore artistico, per me, e per cui insomma, ho avuto questi piccoli colpi di fortuna che mi hanno aiutato naturalmente, certo, a farmi conoscere. Insomma, ecco, poi ero appena, vincevo tutto, usciti dalla Scuola della Scala, vincevamo tutti, noi della Scala eravamo già favoriti, avevamo già un biglietto da visita che ci dava l'opportunità di, certo, ci mettere già in mostra, infatti vincevamo i concorsi e al Callas io ero finalista, al Callas che vinse la Gazdia, Simona, sì, Laimo, sì, e il baritono che vinse fu Desideri, sì, non Desideri, Desideri. Ecco, e lì si votava con le schede del Radio Corriere TV, per cui votava l'Italia. Sì. Solamente che Desideri ebbe la fortuna di cantare Figaro, Barbieri di Siviglia, e a me fecero cantare Donne mie, la fate a tanti, certo, Guglielmo, del Così fan tutte, chi la conosceva. Sì. Però, certo, nonostante ciò, io, cioè, avevamo una differenza di 700-800 schede su 11.000 arrivate. Se avessi cantato magari Barbieri, chissà. Però insomma, Desideri era molto bravo, per cui meritava di vincere anche lui, per, certo, carità, ecco. Erano gli anni belli della Rai che trasmetteva, Lello Bersani, sì, che presentava mi sembra di sì. Erano altre trasmissioni, ecco, purtroppo, e andavano in prima serata, sì. Allora, che ne dici se io ti dico Linda, tu che mi rispondi? Ah, Linda, oddio, Linda di Chamonix, che bell'opera, e che bella la mia parte anche. Beh, dunque, io Linda di Chamonix l'ho debuttata a Parigi, alla Salle Pleyel, con Valerio Esposito e Luca Canonici, e fu veramente un felice debutto alla Salle Pleyel, la sala dove Chopin faceva tutte le sue prime esecuzioni assolute, era in diretta per Radio France, quella cosa, fatta in forma di concerto. Certo. A distanza di 6 anni, quando ero già in carriera,
però dunque era il 90. È capitato una domenica sera di ricevere una telefonata da un signore che aveva un accento un po' tedesco, insomma, un po' esotico, e io pensavo fosse uno scherzo di domenica sera, infatti dice: guardi, qui al teatro di Zurigo, signora Riostini, abbiamo bisogno di lei. E io pensavo fosse un mio amico che ogni tanto mi chiamava facendo finta di essere Metropolitan. Io dissi: dico no, per favore, smettila. Allora questo mi fa, dice: guardi, Riostini, che noi abbiamo un bellissimo ricordo della sua Bohème. Avevo debuttato, cioè avevo fatto Bohème lì in Marcello insieme a Lucia Mazzaria qualche anno prima. A quel punto, insomma, ho detto: oddio, mi perdoni, dico, guardi, scusi, pensavo fosse... Dice: no, dice, lei però ci deve salvare, perché domani sera abbiamo la prova generale di Linda di Chamonix e martedì la prima, l'inaugurazione ripresa in via satellite per tutto il mondo e con la registrazione per la TDK, perché la signora Gruberova con questa produzione inciderà per la prima volta la sua Linda di Chamonix. Purtroppo si è ammalato Zancanaro e abbiamo riscontrato che ci sono 5 baritoni al mondo che hanno debuttato Linda di Chamonix nell'ultimo decennio e lei è uno di questi. Dico: allora chiamate gli altri 4. Allora, dice: no, guardi, gli altri 4 sono già impegnati. Dico: allora, guardi, proprio non posso esservi utile, perché io l'ho fatta 6 anni fa in forma di concerto. E sinceramente, insomma, non, in questo momento, se lei mi dice cantami una nota della Linda di Chamonix, non mi verrebbe in mente, gli ho detto. Per cui mi dispiace, è impossibile. E loro mi hanno detto: guardi, ci dorma sopra, se lei ha una registrazione, se la riascolti. Io ho detto: dico, guardate, no, anche perché domani pomeriggio ho un contratto con la Rai e con Limiti, dovevo andare a cantare da Paolo Limiti, dovevo cantare la canzone O begli occhi di fata, una cosa un po' impegnativa, però avevo firmato un contratto. Certo. E allora mi fa, dice: signora Riostini, ci dorma sopra e domattina ci sentiamo con lei e il suo agente. Proprio loro erano convinti che dovessi essere io. A quel punto ho detto: dico, ma fammela ascoltare. Ho ricercato la mia registrazione, l'ho trovata, stavo bene, era il 3 o 4 di settembre, appena tornato dalle vacanze, mi sentivo bene con la voce e fino alle 3 di notte mi sono riascoltato almeno 10 volte la mia parte, però bisognava vedere quali erano i tempi, i tagli, chissà se c'erano dei tagli aperti che io non conoscevo, certo. E tutto, ma insomma, vabbè. Fatto sta che al mattino alle 11 al telefono io con loro e il mio agente, no, io con la Rai e il mio agente con me e il teatro di Zurigo. Allora Limiti mi fa: Riostini, mi dispiace, all'ultimo momento non so con chi tappare il buco, per cui posso anticiparla sulla scaletta. Anziché alle 6:15, come previsto, la facciamo cantare subito, all'inizio della trasmissione, poi verso le 4:30, 4:15, e io che ripetevo al mio agente. E il mio agente, vabbè. Alla fine, insomma, abbiamo combinato che alle 5 avevo un taxi che mi portava a Lugano. A Lugano un aereo privato che mi portava a Zurigo in 20 minuti di volo l'assistente del direttore d'orchestra, che era Adam Fischer, niente poco di meno, ecco, il direttore stabile dell'Opera di Vienna, l'aiutante del regista che mi faceva vedere le posizioni. Mi hanno detto i tagli, i tempi, le posizioni, le luci da rispettare. Arrivo a metà della prova generale con la macchina della polizia dall'aeroporto di Zurigo al teatro, dove sulla porta c'era Pereira che mi aspettava a braccia aperte. Mi fa: il nostro salvatore. Sono andato in scena, giacca e cravatta, ancora con lo spartito perché ancora non sapevo a memoria. Ho finito di cantare dalla metà del secondo atto in poi tutto fino alla fine con l'orchestra, e poi alla fine il direttore ha ripreso dall'inizio per farmi provare almeno una volta con l'orchestra. E poi mi fa Dan Fischer, dice: Mario Stini, sembra che l'abbia cantata ieri sera quest'opera. No, maestro, ancora non la so. Vabbè, insomma, fatto sta, il regista mi dice: adesso riunione di compagnia, lei vada a riposare, signora Riostini, ci vediamo domattina alle 10 con tutta la compagnia che gentilmente si presta a venire a fare una prova con lei.
mentre il terzetto con la signora Gruberova lo proverà tra il secondo e il terzo atto. Perché non possiamo disturbare la signora Gruberova il giorno della prima, insomma. Resperano degli assiemi che avevo con lei, per cui non c'era problema. Però l'aria ambonata in questa valle della Linda di Chamonix apre proprio il baritono, apre l'opera. Sì. Poi c'è un grande duetto con il basso, un duetto bellissimo, che era Polgar, un bravissimo basso, che purtroppo è venuto a mancare poco tempo dopo, aveva solo 55 anni. Insomma, fatto sta che mi hanno messo tre suggeritori, uno sulla buca dell'orchestra, uno ai lati del palcoscenico, uno per lato. Pereira è uscito dal sipario dicendo come stavano le cose, naturalmente, dice: signori, dice, ringraziamo il baritono Ariostini, però se dovesse accadere qualche incidente cerchiamo di essere comprensivi. Cioè, fatto sta che io sono partito, ho cantato la mia aria, mi sentivo benissimo, l'ho cantata, e poi dopo il duetto, nel duetto col basso, un piccolo incidente. A un certo punto l'orchestra si fermava e dovevo riattaccare io. Lì ero convinto che dovesse riattaccare il basso. Allora, io facevo l'occhiata a lui, lui faceva l'occhiata a me, i suggeritori suggerivano, e non... quando mi sono reso conto, erano passati almeno 7-8 secondi, che sono eterni 7-8 secondi di silenzio in mezzo a un duetto, no? Sì. Ho ripreso con nonchalance, finito il duetto, è venuto giù il teatro, perché era un duetto eroico, tipo, non so, suoni la tromba intrepido, per farmi capire, no? Ecco, è venuto giù il teatro, e poi alla fine grandi applausi, e devo dire che dopo la Gruberova forse ero stato il più applaudito. La Gruberova, ho fatto tutte le altre recite, perché erano tre recite, mai stato pagato così in vita mia, e poi sono tornato a Zurigo a fare l'Elisir d'Amore con Nello Santi. Insomma, volevo dire, ecco, è stata una cosa proprio che ha del miracolo, secondo me, perché ero talmente poi incosciente dal momento in cui ho accettato, ho detto, dico, va bene, come va, va. Voi sapete come stanno le cose, no? Però, niente, ero rientrato subito nel personaggio. Bene, allora io, se sei d'accordo, regalerei ai nostri ascoltatori proprio Ambonati in questa valle. Ah, va bene, bene, con piacere. Siamo in questa valle, nostra sorte qui unita, e belinda qui la vita, e mio padre. Il mio padre qui morì.
Beh, a riascoltarla mi emoziono perché sì, veramente è stato un miracolo, un miracolo. Sì, è emozionante, poi un'aria bellissima, cantata molto bene, sì. Con grande gusto, devo dire. E sono contento perché ecco, questa adesso fa parte del DVD insieme alla Gruberova. Certo. È stata un'opportunità meravigliosa, sì. Senti, era il 1996, giusto? 1996 questa era nel 90, ah non mi ricordo che anno fosse, Open House di Zurigo, e cioè esiste un DVD di questa, sì 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 sì, DVD della TDK, sì, della sì. TDK esattamente, esatto. Quindi, c'erano i nostri ascoltatori, se volessero si può, ah, sì, trovare. Ecco, la consigliamo perché veramente abbiamo visto una produzione veramente eccellente, sì, era live, poi live. Una cosa, sfulciando in rete, caro Armando, sì. ho trovato una cosa bellissima. Se ti dico San Paolo Rossini, che ti viene in mente? Dandini, ma è l'unica volta che l'ho fatto. Ma è una cosa fantastica, c'è anche il video, invito tutti ad andarlo a vedere. Sì, era divertentissimo perché emulavamo i tre fratelli Marx, i fratelli Marx, sì. Per cui avevo intorno a me, avevamo escogitato una cosa incredibile, mi dovevano fare il solletico quando facevo le agilità, così l'agilità veniva... è da morire. Io facevo Groucho, il baffone. Già. Il baffone. Sì, sì, sì. Andavo con la regia di Pierfrancesco Maestrini. È bellissimo. Che dirigeva Nashling, sì. Che poi quando entri, io aspettavo che tu entrassi, perché chiaramente noi sentiamo l'aria, no? Però nel video c'è anche il prima, no? Quando entro tutti quanti che si mettono in fila, poi dico, ma dove sta Armando? Alla fine arrivi, è uno spettacolo, andatelo a vedere perché è veramente da vedere. È stato divertente. Un aneddoto di quella storia. Dunque, noi siamo arrivati a San Paolo, la compagnia, abbiamo fatto la prima prova in un teatro São Pedro, dove il maestro Nashling era direttore artistico e direttore John stabile. Nashling, sì sì. John Nashling, bravissimo, sì sì. E il giorno dopo ci portano a fare, torniamo a teatro e ci aspettavano lì per far vedere la nostra faccia. Il teatro era stato buttato giù internamente, tutto. In un mese il teatro è stato ricostruito e noi abbiamo rinaugurato il nuovo teatro São Pedro. Bellissimo. Hai capito? Una cosa incredibile, sì, come in Italia, insomma, ecco. Che sì, Puttana giù e se poi dopo un mese è già fatto, sì.
passano un po' l'aria, Senti diciamo. Armando, abbiamo Sì. una domanda in chat per Sì. te. Giulietta Simionato, Sì, hai è stata avuto... è stata una... sì, voglio Giulietta sapere, Simionato. vogliono Dunque, sapere allora, com'era. Giulietta Simionato, quando mi ha conosciuto al concorso Callas, mi disse: tu sei un tenore, appena arrivo alla Scala della Scala ti faccio studiare da tenore. Dopodiché, quando è arrivata alla Scala della Scala, mi ha sentito in arie proprio da baritono, insomma, lì cantavo, vabbè, al Callas cantavo Mozart, per cui più di tanto non si poteva intendere fino a che punto la mia vocalità potesse essere da baritono vero. E disse: no, sei baritono, sei baritono. Poi dopo è stata la mia insegnante alla Scuola della Scala per un anno. Il primo anno ho avuto la Gina Cigna, secondo anno Giulietta Simionato, ecco, e non dico poco, ecco. Insomma. E, sì, sì, era una signora, vabbè, stabilissima, carissima, l'ho voluto molto bene, molto molto bene, eravamo diventati molto amici, infatti è stata presente anche al matrimonio di mia sorella, tutto, è stata una bella, bella amicizia. Purtroppo credo finita un po' male la storia della Giulietta Simionato, perché partì da Milano, si trasferì a Roma, ospite non so di chi, e dopodiché quasi nessuno ha avuto più notizie. E ho sentito dire purtroppo che si trova al cimitero del Verano in una tomba abbandonata. Questo l'ho Sì, sentito dire qualche anno fa. ho letto anch'io una triste storia, proprio anche sugli ultimi anni di vita, mi sembra un po'. Sì. Credo che sia stata, adesso vado a memoria, probabilmente mi sbaglio anche, però mi sembra che ci sia stato qualcuno che si sia mosso tra i melomani, non tra i suoi Sì. ex colleghi, per rimettere a posto proprio la tomba, Ah, ho capito, mi ecco, sì, poi sembra di non ho aver letto. saputo più Magari nulla. approfondisco, approfondiamo Poi magari mi fate sapere anche qualcosa, perché la prima volta che vado a Roma, giuro che vado a trovarla. Oltre a incontrarci, tra parentesi, cioè, noi... Allora io volevo fare invece una domanda similare a quella della chat, Sì. ti chiedo, Sì. l'altra grandissima insegnante è Gina Cigna, che personaggio è? Gina Cigna, mamma mia, aveva già più di 100 anni quando l'ho conosciuta io. Perché è morta, mi sembra. No, è morta. Beh, sì, è morta 103, 104 anni, credo. Sì, ma io devo dire che entrambe mi hanno dato degli ottimi consigli e tutto, però io continuavo ad andare dalla mia insegnante e poi degli ottimi consigli che proprio mi hanno aiutato anche ad aprire la voce, il giro bene, l'appoggio e tutto, me li ha dati il maestro Edoardo Müller, perché lui aveva iniziato una carriera da tenore prima di grande musicista, grande direttore, pianista. Aveva iniziato da tenore, per cui conosceva bene la tecnica del canto. E lui, senza nulla togliere alle altre, con le quali però avevamo giusto mezz'ora alla settimana ognuno di noi, poco più, per cui il tempo di cantare un'aria, ecco, ogni volta con loro, però insomma, naturalmente, diciamo, non sono state determinanti, però hanno dato il loro apporto Certo. quanto bastava, insomma, ecco. Senti Armando, vogliamo sentire come un'ape? Oddio, sì, mamma, com'è faticosa quell'aria, non Lo l'ho fatto più, so. per me cioè, è Rossini più difficile, perché io, vabbè, cioè, confronto all'occasione fa il ladro, Sì. dove ero protagonista alla Scala, insieme alla Luciana Serra, quella con la regia di Ponnella, il Dandini è bestiale, però insomma mi sono divertito, sentiamo un po' Si com'era, vedeva, non me lo si vedeva. ricordo più. Sentiamola, sentiamola. Salta la rosa.
cercar per sé. Fra le belle ma giro e rimiro, ne ho vedute già tante e poi tante, ma non trovo un giudizio, un sembiante. Un boccone squisito per me, un boccone squisito per me, un boccone squisito per me. Fantastica, veramente. Da vedere. Da vedere, questa è da vedere. Andate a vederla, che veramente è, perché chiaramente qui
la radio chiaramente ha il limite di non farvi vedere come recitava il nostro Armando. Questa era in diretta sulla TV Globo, la sera della prima, perché inauguravamo un vecchio teatro che era stato rifatto, restaurato, per cui fu un evento. Ma solo vederti truccato in quel modo e come recitavi è fantastico, dovete andarla a vedere. Molto bravo Armando, oltre come cantante e come attore, era fantastico. Grazie. In questo vi dico anche che questa sera non abbiamo messo un'altra parte della sua carriera, che in cui diciamo Armando è considerato uno dei più grandi, la parte dell'operetta, anche perché vi comunico che domenica sera andrà la sua Vedova Allegra, quindi avremo il piacere di ascoltarlo lì. Però, mi avete detto che avete trovato sì. la mia prima Vedova Allegra, praticamente, sì, dove ancora finisce. Insomma era da maturare il ruolo, lo cantavo un po' troppo, perché nell'operetta insomma bisogna recitare cantando. Lo so, però io l'ho sentita, maturala pure, ma è già bella. Ti ringrazio, ecco, vabbè. Insomma, quello è il mio debutto nella Vedova, la Fenice, con Raina Cabevasca. Già. Dirigeva Latan Koenig, credo. Sì, ecco, Koenig, bravo. Jan. Come? Jan Latan Koenig. Sì. Allora, poi dopo quella produzione l'ho rifatta con Oren a Roma, poi l'abbiamo fatta anche a... però la dirigeva qualcun altro, a Roma Oren, poi l'abbiamo fatta al Filarmonico a Verona, poi a Bologna, a Modena, è stata rifatta tante volte. Sì. Senti, invece... E purtroppo esiste, te l'avevo detto, esiste la prima versione del debutto al San Carlo di Napoli, sì, con Michael Melby, che è stato il primo, sì, Danilo, di quella produzione. Sì. Per cui quando l'hanno fatta per vedere per televisione è andata sempre quella, anche se poi tutte le riprese le ho fatte io. L'avevi fatta insomma, te. Ecco. Certo. Sì. Vabbè. Senti, parliamo di un altro ruolo a te molto caro. Sì. Figaro. Figaro, mamma mia, anche qui c'è da raccontare di Figaro. Vai. Dunque, sì, c'è da raccontare tanto. Dunque, il debutto ad Avignone, aspettavo i miei zii che arrivavano da Milano, il treno ha ritardato di 9 ore e io entravo dalla platea, ero preoccupato, ho detto, oddio, questi vengono da Milano proprio per sentirmi. E allora avevo avvertito tutte le maschere, dico, appena arrivano vi prego fatele entrare anche con le valigie e tutto. Stavo un attimo prima di entrare per la cavatina, sono arrivati i miei zii e è andata liscia. Bene. Ma la zia, che è stata la mia mamma, la zia che mi ha cresciuto, mi aveva già ascoltato nel Barbiere di Siviglia il mio debutto a Busseto. Ah. A Busseto, sì. Quando ho finito di cantare la cavatina, che è venuto giù il teatro d'applausi, no? La zia ha continuato a gridare bravo, le ha preso una crisi isterica, l'hanno dovuta portare fuori dal e farle una puntura per calmarla. Ecco. Queste sono proprio cose che sono rimaste proprio nella mia mente, nel mio cuore. Ci credo. E poi anche col barbiere ho avuto delle esperienze. Beh, il più bel barbiere che ho fatto credo sia stato quello a Genova, il Carlo Felice. Era appena stato inaugurato il Carlo Felice con un cast eccezionale. C'era, con gli amici Pratico, Simona Laimo, il debutto della... adesso stasera non mi vengono i nomi perché ve lo dico dopo. Vabbè, a parte quello altre due esperienze dell'ultimo momento col barbiere incredibili. Una, mi trovavo al mattino alle 9, dalle 6 del mattino ero in coda a un mercatino, a un déballage in Francia, a Montpellier. 9 ore di viaggio dalle nostre parti. 9 ore di viaggio, era il 6 dicembre, al freddo, al gelo, alle 9 del mattino mi chiama Maurizio Barbacini, direttore dell'orchestra, e mi fa: Armando, dove sei? Perché che vuoi a quest'ora? Si è ammalato Corbelli, stasera abbiamo la prima di Barbiere di Siviglia a Piacenza, al Comunale. Tu sei pazzo, dico, sono a Montpellier, sono 9 ore di macchina. Come ti senti? Bene, scappa! Sono scappato, sono arrivato alle 7, alle 8 ero in scena e via. Grande successo.
è proprio il barbiere che poi è su YouTube, se voi lo volete fare, esatto, è proprio sì, quello infatti, lì su YouTube. E un altro, ero arrivato a Monte Carlo a mezzogiorno per qualche giorno di vacanza, mi telefona il mio agente e mi dice: Armando, organizzati stasera alle 6 allo Staatsoper di Monaco di Baviera, barbiere Figaro. Dico: ma sei pazzo? Sì, organizzati subito. C'avevo un'agenzia viaggi sotto casa, mi hanno organizzato il volo con l'elicottero da Monte Carlo a Nizza, da Nizza il primo aereo per Roma, che era l'unico che aveva la coincidenza con Monaco di Baviera. Sono arrivato alle sei e mezza, la recita di Barbiere con Fabio Luisi che dirigeva allo Staatsoper di Monaco. Insomma, è stato un tale successo che il giorno dopo su Deutsche Zeitung ha scritto, scusate se lo dico, sembra che sia un esaltato, ma è la pura verità, la traduzione esatta era questa: da oggi possiamo dire che tutti i parrucchieretti al mondo sono al secondo posto. E dopo un mese io feci Barbiere di Siviglia subito, la Bayerische Rundfunk, con Roberto Abbado che dirigeva, sì, e il Don Pasquale. Insomma, sono state veramente cose che hanno segnato la vita, ci credo. Hanno lasciato un grosso segno, non posso credo dimenticarle, e mi fa piacere raccontarle e condividerle. E ci fa piacere ascoltarle. In teatro capitano queste cose. Ci credo. Senti, allora facciamolo sentire questo barbiere, dai. Ah, va bene, va bene.
Ecco, devo dire che Maurizio Barbacini è un grandissimo direttore d'orchestra. Non abbiamo avuto modo di provare una nota. Mi ha detto, seguiamoci a vicenda. Infatti ho preso molto svelto la parte, ah bravo Figaro, bravo Figaro. Sì. E lui mi ha seguito, perché io ho preso il mio tempo, e lui mi ha seguito immediatamente. Insomma, non avevamo fatto una provetta. Con Maurizio sicuramente avremo un'incursione fra qualche tempo, perché abbiamo avuto già Paolo e ci siamo ripromessi di fare una trasmissione con i due fratelli, quindi... che bello, due cari amici. Anche con Paolo quanto ho cantato insieme, tutti i ping pang pong che abbiamo fatto negli ultimi anni. Paolo, sì, infatti, sì. Paolo una carissima persona, con Ugo e Anna che anche lì ci hanno fatto, mamma mia. Cosa non facevamo in quella Turandot di Ugo De Anna? Mamma mia. Ci faceva cantare con la testa giù e le gambe su. Abbiamo fatto 2 mesi di prova, ci ha voluto rasare a zero perché lui non voleva le calotte e tutto. E ogni volta che si rifaceva la sua Turandot, l'abbiamo fatta a Cesarea, in Israele, l'abbiamo fatta a Tokyo, l'abbiamo fatta a Bologna. E tutto, ogni volta eravamo io e Paolo, c'eravamo qui sempre. Bellissimo, quei ruoli sono meravigliosi. Tre maschere in Pampong cantano più di Calaf e della Turandot, assolutamente. Sono loro il filo conduttore di tutta l'opera. Sì. Sono coloro che manovrano l'opera, che manovrano l'azione. Sì. E poi ci sono anche delle belle pagine, perché per esempio per me Ping, Ho una casa nell'Onan, è bellissima, è una bellissima. Poesia, è una poesia. Assolutamente sì. Senti, allora ci stiamo avvicinando verso la conclusione. Abbiamo parlato di Germont prima, vero? Non mi ricordo, avevo parlato di Germont? Di Provenza, no? Che l'hai cantata in quell'occasione, no? Ah, sì, è vero, sì, è vero, sì. Chiaramente noi abbiamo reperito un di Provenza, però raccontaci qualche aneddoto qui, oltre quello che dunque raccontato. Qui c'è l'aneddoto che quando ho cantato quest'opera, era la prima volta, dirigeva Giovanni Netti e la regia era del caro amico Beppe De Tommasi, che è la persona che poi, grazie alla quale io ho iniziato a frequentare Casaverdi, perché lui è entrato in Casaverdi, e io mi sono sentito in dovere, essendo stato lui il mio primo, uno dei miei primi registi, uno dei registi con i quali ho lavorato molto. Io ero a Milano, non lontano da Casaverdi, e mi sembrava doveroso farlo sentire sin dai primi giorni, non solo, ecco. E sì che frequentando, andando a trovare lui, piano piano mi sono affezionato a tutti, e sono 7 anni che tutti i mercoledì io faccio il ciambellone Verdi per gli ospiti di Casaverdi, faccio, fin prima del lockdown facevo le cene a casa mia una volta al mese con una decina di loro, gli ho fatto 5 album di foto, con 2500 fotografie fatte in tutte le occasioni, concerti che si svolgono lì dentro, le gite che abbiamo fatto insieme, tutto, e insomma oggi fa parte proprio del mio entourage di vita. Casaverdi purtroppo in quest'ultimo anno, nonostante fosse chiusa, io ho continuato a fare ciambelloni tutti i mercoledì, glieli lasciavo in portineria, spero riaprano presto, così potrò di nuovo, insomma, mi ricordo che quando abbiamo parlato di Loforese, purtroppo era venuta a mancare anche un'altra persona a te molto cara, mi ricordo quella sera. Proprio quel giorno lì che sì, era la Ada Mauri, che è stata la tastierista degli ultimi 30 anni del Teatro alla Scala, che purtroppo soffriva di Parkinson, è appena andata in pensione, si è ritirata in Casaverdi, però nonostante il tremore delle mani, quando era al pianoforte era meravigliosa. E combinazione, abbiamo riscoperto lì che avevamo fatto insieme una cosa bella alla Scala, perché io feci un'audizione per fare, io ho fatto 9 produzioni alla Scala, a un certo punto tra queste un giorno mi chiamò il maestro Tangucci, avevo appena fatto Don Pasquale al Bellini di Catania con Simone Alaimo, e ci chiamarono entrambi, disse, dice il maestro Muti vi vuole sentire, facciamo Don Pasquale l'anno prossimo, e il maestro Zedda
vi combina l'audizione col maestro Muti. Siamo venuti subito dopo il nostro successo di Catania a fare l'audizione a Milano e il maestro Zedda, alla fine dell'audizione, viene in camerino e fa: Ariostini, le parole, il maestro Muti non capiva le parole. Allora gli ho detto, dico, senta maestro, lei mi può dire con la voce bella, brutta, schifosa, piccola, ma non che io non abbia una buona dizione, perché se c'è un pregio che io ho nel mio canto è quello di far capire tutto quello che dico. E dice, ma il maestro Muti, evidentemente avevano già qualcun altro in mente, certo. E così mi hanno tagliato fuori. La sera il maestro Tangucci mi telefona e mi fa, dice, senti Armando, io mi scuso veramente perché mi è sembrata una scusa poco. Allora, visto che non capivano le parole, accetti di fare le nozze di Stravinsky in russo? Dico, ma io il russo non lo conosco. Lo studi? E sicché, facendo le nozze di Stravinsky in russo, uno dei quattro pianisti che erano in palcoscenico era proprio questa maestra Ada Mauri, che è venuta lì a Casa Verdi. E purtroppo, proprio il giorno che abbiamo fatto la trasmissione di Elio Foresi, era venuta a mancare all'età di 70 anni, l'hanno trovata deceduta nel letto la mattina. È stato un grande dolore. Senti, in Casa Verdi, no? Noi ci siamo ripromessi, l'abbiamo detto quando si riaprirà, di venire insieme a te a trovare tutti quanti. Certo, gli ospiti. Assolutamente sì. Come hai detto tu, adesso occupa un posto centrale nel tuo cuore, perché è chiaro che i grandi musicisti che si trovano lì, diciamo, hanno bisogno anche di sentirsi importanti quali sono. Certo. Ma io, sapete cosa ho fatto di bello per loro? Ho fondato quel profilo che si chiama appunto Casa Verdi, Casa dei Musicisti. Loro non hanno voluto che scrivessi Casa di Riposo, mentre invece proprio sopra a Casa Verdi c'è scritto Casa di Riposo per Musicisti, appunto, certo. L'ha voluta Verdi, certo. Per questo motivo. Per cui ho fondato questo profilo, dove abbiamo circa 12.000 associati da tutto il mondo. Io ho fatto conoscere Casa Verdi a tutto il mondo, con le loro fotografie, con le loro esibizioni. Il maestro Loforesi faceva un acuto, io ero pronta a riprenderlo e lo mettevo lì. E il maestro Loforesi mi diceva, ma Armando, io non sono mai stato così famoso come da quando sono a Casa Verdi. Ma migliaia di like, di condivisioni da tutto il mondo. Da tutto il mondo. Lui, la Lina Vasta, per esempio, faceva una gara, un giorno hanno fatto a gara chi faceva l'acuto più alto. Era una cosa incredibile. Sono contento di questo, perché ho fatto conoscere questa realtà a tanti che veramente non avevano idea che esistesse. Quello che ti volevo chiedere era proprio questo. In alcuni video che ho visto sul profilo, ma anche quando abbiamo preparato la trasmissione sullo Forese, si sente continuamente musica. Com'è la vita lì dentro? Insomma, dunque, fino a prima del lockdown quasi tutti i giorni c'era un concerto, perché si offrono da tutto il mondo per venire a fare un concerto per loro, per cui c'è innanzitutto, c'è la sede dell'associazione Amici di Casa Verdi, che ha una programmazione e quasi tutte le domeniche fa un concerto con certa programmazione per tutta l'anno, per tutta la stagione, e durante la settimana ci sono tante altre esibizioni, concerti, cori di scuole, di università americane che arrivano, l'Aprile Milo che arriva con la sua scuola di allievi che vengono a fare i masterclass in Italia. Cioè, c'è sempre musica, sempre. Adesso speriamo che riprenda come prima, però per il momento chi abbiamo adesso in Casa Verdi? Chi c'è? Dunque c'è Laurianna Santunione e Lorenzo Saccomani, per esempio. Lorenzo Saccomani è stato un grande baritono, e io ho debuttato Bohème, cioè Schaunard, perché Marcello l'avevo già debuttato a Lecce, poi Schaunard l'ho debuttato a Trieste con lui che era Marcello, e ritrovarla a Casa Verdi è stato un pugno allo stomaco, perché insomma, anche se loro stanno bene, lì è tutto, però insomma... Non è bello quando vedi che una persona rimane sola. Poi lui non è solo, c'è figli, però ha deciso di venire lì, ha provato a starci qualche mese, poi ci stava bene, ci è rimasto, e adesso purtroppo non sta molto bene Lorenzo.
non sta molto bene, e lo sento spesso al telefono, anche se non ci vediamo. E poi c'è la grande Orianna Santunione. Grandissima Orianna Santunione, che io ancora non cantavo, ma avevo fatto in tempo ad ascoltare, per esempio all'Arena di Verona l'avevo sentita anche a Valeria Rusticana, ma lei è stata una grandissima Tosca, una grande Amelia. Io ho avuto la fortuna di ascoltarla proprio in Tosca con Placido Domingo. Ah, sì. E Cornel McNeil. Figuriamoci. Una Tosca straordinaria. Ma lei l'ha fatto in tempo a farla anche con, ha fatto Simon Boccanegra anche con Gobbi. Sì. Ma lei è stata veramente una grande. Purtroppo a un certo punto della carriera, dopo circa 20 anni o 22 anni, ha deciso di ritirarsi e purtroppo è arrivata a Casa Verdi in condizioni un po' brutte, e di salute, economica e tutto. Certo. E lei si è ritirata lì nel suo mondo, non partecipa alle manifestazioni, non vuole, Poi a un certo punto, un giorno mi ha telefonato il maestro Vitali di Firenze, sì, che sta pubblicando tutte le produzioni che ha fatto il maestro Muti col Maggio Musicale, e tra queste c'era un ballo in maschera del 73 con Orianna Santunione, e allora mi ha detto: dice, mi piacerebbe venire a presentare il CD lì. Ho detto: dico, ma magari maestro. Allora ha fatto di tutto per convincerla, perché non voleva partecipare. E l'ho ricattata, le ho detto: Orianna, siccome era l'unica persona che andava a trovare oltre alla sua donna che l'ha aiutata in casa negli ultimi anni, ecco, non aveva più nessuno, vedevo che era proprio felice quando io stavo con lei, poi non partecipando alle nostre riunioni lì, ai nostri party, finito di stare con gli altri, io stavo un'ora con lei mano nella mano, la teneva stretta e sentivo proprio il bisogno che aveva di qualcuno che le fosse accanto. Allora l'ho ricattato, ho detto: Orianna, se tu non partecipi io non ti vengo a trovare più. E lei è venuta, si è fatta bella quel giorno, è venuta, e è stata un'emozione unica. Ti viene da dirla. Bene, una cosa molto toccante, molto bene. E mi mancano molto. Insomma, vabbè, adesso speriamo che di poter riandare a trovare tutti quanti. Sì. Senti, io adesso allora manderei il Di Provenza. Mandiamo questo Di Provenza, che è stata poi l'unica occasione che ho avuto di farla. Purtroppo, nonostante le critiche meravigliose, pensavo che tutte le Traviate fossero mie, però purtroppo, sai come le agenzie ti incalano in un repertorio, sì, e allora non puoi dar fastidio a quelli che fanno l'altro repertorio. Certo. Ecco, capito? Però insomma credo sia rimasto un bel segno anche lì, perché Di Provenza penso di aver fatto un bel debutto, allora di aver osservato le dinamiche che voleva Verdi e non tutto cantato forte, come sento spesso da tanti baritoni, purtroppo. Però insomma giudicherete voi, via. Ascoltiamo con piacere. Thank you.
Mi avete fatto rivivere tanti bei ricordi, grazie. Veramente un bellissimo Germont, devo dire, molto molto intenso, mi piace molto. Sì, sì, poi non era un, non era un, era un Germont molto, molto paterno anche con lei, non voleva essere lo stronzo che siamo certo. abituati, insomma. Senti, va bene. Era la considerazione che volevo fare io, proprio dal punto di vista vocale, che cosa, è un Germont più morbido rispetto al padre, sì, si sente padrone. Anche nel, nel duetto con lei, proprio, anche con lei, sì. Sì, 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 è molto. E senti, Armando, volevo farti una domanda così. Sì. Della tua carriera. Sì. Cosa c'è che tu diri, puoi dire oggi, sì, quella cosa l'ho azzeccata al 100%, la rifarei 100.000 volte, e se c'è qualche cosa che vorresti cambiare, magari un'occasione che hai rifiutato, che magari dici, oh, l'avessi presa, non so. Ma, beh, per esempio, La Vedova Allegra, no? Ecco, se io l'avessi cantata anche in tedesco, l'avrei fatta, me l'avrebbero fatta fare in tutto il mondo, perché Danilo era proprio il mio personaggio, lo incarnavo proprio come Eisenstein il pipistrello, che è stato il mio debutto nell'operetta, La Fenice di Venezia, certo. Con la regia di Giuliano Montaldo e Peter Mag che dirigeva, e da allora tutti i pipistrelli importanti li ho fatti io. E l'ultimo che ho fatto, ecco un bel ricordo, l'ultimo che ho fatto di pipistrello all'Opera di Roma, nel balletto c'era Carla Fracci come tua, che oggi sono andato a salutarla nel foyer della Scala, commosso, ho abbracciato Beppe Menegatti, il marito col quale abbiamo fatto parecchie opere,
con lui avevo debuttato proprio Le nozze di Figaro a Spoleto. Grande regista. Grande regista, sì, sì. Oggi l'ho visto molto, molto provato, molto provato. Anche lui ha 92 anni, insomma. Insomma. Più un bambino. Sì. Certo. Sì, però ecco, no, sì, non so. Non so cosa avrei cambiato nelle cose che ho fatto con amore. Cioè, diciamo che per ogni opera c'è stato grande amore. Io ho avuto la possibilità anche di debuttare delle opere moderne in prima esecuzione assoluta. È stato un parto difficile, ma una volta che le avevo partorite, amavo anche quelle. Di Fulvio Testi, di Fabio Vacchi, di Tutino, di Ferrero. È stata veramente un'impresa anche quella, perché poi erano produzioni che facevi una volta e poi morivano. Siccome l'ora è tarda, prima di salutare Armando, diamo intanto il risultato di sfida, che finalmente negli ultimi minuti ha avuto il suo compimento. Allora, annunciamo a tutti che la sfida tra Rolando Panerai e Tito Gobbi è stata vinta da Rolando Panerai con il 70% delle preferenze. E quindi... Forse perché Panerai anche, insomma, era più giovane di Gobbi, per cui sì. È durato di più, per cui sono più persone che hanno avuto modo di conoscerlo, apprezzarlo. Assolutamente. Certo, però, certo, anche insomma, dal vivo, certo. Certo. Sì, Tito Gobbi. Vi annuncio anche che Tito Gobbi sarà presto nostro ospite, perché proprio ieri ho avuto il primo contatto con la Fondazione Tito Gobbi e saluto Cecilia, che è stata molto cortese. La sì. Saluterai anche da parte mia. Io andai da Tito Gobbi a farmi ascoltare da giovane, e quando lui mi sentì mi disse: che vuoi da me? Tu sei a posto. Veramente. Mi disse: ma cosa? Mamma, mi portò la Erika Davidson, che era una mia amica, che era la fotografa ufficiale di Opera News. Sì. Grande amica di Tito Gobbi, e mi disse: ti farò ascoltare da Tito Gobbi. E mi portò a Roma nella sua villa fuori sulla Salaria, non mi ricordo dove si trovava sta villa, e fu molto molto carino. Magari è stato solo carino perché era amico della Erika Davidson, però insomma fu molto molto carino. Mi liquidò così, disse: tu non hai bisogno di me, sei già a posto. Già a posto. Senti Armando, allora, sì. Innanzitutto noi ti ringraziamo tantissimo perché ci hai fatto passare una serata veramente molto molto bella con la tua storia, con la tua grande carriera. Chiaramente, io ringrazio a voi. Non è finita qui Armando, lo sai, sì? Ah no? No, intanto c'è domenica e questo è uno. Poi Ameria Radio non ti abbandona. Spero di non deludervi, però anche che la vedova allegra così, ecco, anche quelle cose lì viste fanno un altro effetto. Lo so. Però insomma, però intanto l'ascoltiamo. Vuoi mettere bello. Il valzer con la Cabevanska? Certo. Senti, io con Rainer ho cantato, diciamo, io facevo su sì. Strauss, facevamo. Mannaggia, sono... vedi, ma come stasera vengono il capriccio? Ecco, facciamo il capriccio. Ma scusa, nel capriccio c'ero io con Rain a Bologna. Io ero Olivier, il poeta. Ale. Eccoci. Vedi dove allora c'eravamo insieme. C'eravamo visti anche lì. Infatti, anche lì fu bellissimo con la regia di Ronconi. Bravissimo. Con Florindo Andreoli. Io e William Matteuzzi eravamo già. Il musico e sì. Il poeta. Sì. Che bella quell'opera. William poi è stato anche il mio maestro, quindi quell'opera fu fantastica. Con William poi siamo stati insieme protagonisti nell'occasione Falladro alla Scala, lui era il tenore, io ero Parmenione. Vedi quanti amici in comune che abbiamo? Certo. Anche a Bologna ci siamo incrociati, ma io a me mi era rimasto impresso Buenos Aires, però dopo sai il capriccio, eravamo tanti. sì. Mamma mia. Il capriccio c'era anche il grande Florindo Andreoli, no? Che cantava. Sì. Ma con Andreoli ho fatto anche altre cose. Aspetta, che cosa ho fatto? Fatto in tempo all'inizio della carriera,
Beh, insomma, me lo ricordo, abbiamo fatto svariate cose, adesso non mi ricordo perché poi io, cioè, fra i titoli che ho debuttato, insomma, sono 107 in totale, per cui non mi ricordo più neanche quello che ho fatto. Come si cantava bene a Bologna, Armando? Ma quante belle produzioni che ho fatto a Bologna. Bologna è fantastica. Bellissime. Ah. Sì. E quando la poi si... inglese, la pensa, inglese con la regia del premio Oscar Salvadores, Gabriele Salvadores. Salvadores. Io ero il gatto con la Susanna Rigacci, che era la gatta. Susanna, ci ho debuttato con Susanna io. Che brava Susanna. Susanna, fantastica. Sì. Senti, e poi con Herzog ho fatto il Dottor Faust di Busoni a Bologna. Ah. E Herzog in quell'occasione mi disse, erano quasi tutti tedeschi, io ero l'unico italiano nel cast, e mi disse: signora Ariostini, devo dirle che il suo tedesco è tra i migliori qui nel cast. L'avevo studiato evidentemente proprio con una persona di madrelingua molto brava che me l'ha proprio messo bene, insomma. Quando poi si usciva e si andava ad Anna Maria, te lo ricordi? E certo, sì. Ma... E poi c'era anche l'altro ristorante che è appena, purtroppo morto il titolare, quel ristorante sotto i portici, bello. Aspetta. Che si andava da Corso Indipendenza verso il teatro, verso il teatro, sì. C'era questo bel ristorante. Sì, vero. E me l'ha detto Stefano Consolini. Ma conosci anche Stefano, mo? Beh, ecco, Stefano, tutte le vedove allegre, lui faceva uno dei Settimino. Però lui faceva Gaius quando ho fatto Falstaff, lui ha fatto Gaius. E adesso ci sta qualcuno in chat che dice: ecco, non hai trovato ancora la cosa di Fenton, lo troverò, promesso. No, guarda, veramente, ma quante persone ci siamo incrociati, guarda un po'. Voglia te, ma certo, dai. Allora, ormai, ecco, questo ti dimostra che dobbiamo raccontare ancora tante cose. Va bene. Detto questo, nel ringraziarti, noi chiuderemo la trasmissione con il duetto del terzo atto di Bohème insieme alla carissima Mirella Freni e poi con Armiliato. Altro ricordo meraviglioso. Con Armiliato, pensa che... lui debuttò con me, faceva Bardolfo in quel Falstaff ad Alessandria. Bardolfo, e ci siamo ritrovati in quella Bohème dopo tantissimi anni, insomma, dopo tanti anni di carriera, tutti e due, però ci vedevamo e ci sentivamo perché ero molto, molto amico di Daniela De Sì, con la quale abbiamo fatto tante cose insieme. Certo. Con Daniela, l'ultima cosa che ho fatto è stata Fedora, io ero il Desirier, con lei e Domingo all'Opera di Roma. Cara Daniela. Già. Allora, su, concludiamo un pochino di... se no i ricordi... Sì, in allegria. Sì, quindi, magari il duetto di Bohème. Al freddo e al gelo. con la più grande Mimì della storia. Assolutamente sì. Armando, allora, grazie tante. Grazie a voi. Alla grazie anche da parte mia. Bellissimo. Grazie Massimiliano, grazie carissimo. Alla prossima e allora. Ti saluta anche Valerio che sta in chat con me, ma sai che è impegnato stasera. Grazie, un saluto anche a lui e un saluto a tutti gli ascoltatori. Assolutamente sì, sono tantissimi che stanno scrivendo. Allora, grazie. Buonanotte Armando, grazie. Buonanotte a tutti. Ciao Max.
Amelia Radio ha presentato Tutto nel mondo è burla, stasera all'Opera, con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini. Quando ero faccio, era sottile, era sottile.